L'altro ieri è diventata virale in rete una clip presa dal programma Porta a Porta dell'altra sera. Ospite di Bruno Vespa, infatti, era il direttore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR, Antonio Raschi. Durante il suo intervento, nel quale parlava dei recenti disastri meteorologici in Italia, Raschi ha pronunciato una frase che ha fatto saltare sulla sedia molte persone. Raschi ad un certo punto ha detto: "Siamo al centro di un esperimento planetario, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo." La parola esperimento ovviamente ha sorpreso molte persone. Vediamo la clip, che è stata recuperata e messa online da Dario Sardella, uno dei fondatori della pagina Facebook Riprendiamoci il pianeta. Ecco la clip. Ma con quanta probabilità si può, con quanto anticipo si può prevedere un fenomeno di questo genere in modo da mettersi ragionevolmente al riparo? Ma dunque era stato previsto con qualche giorno d'anticipo, infatti la protezione civile ha funzionato bene, gli avvisi sono stati dati regolarmente, ma purtroppo quando ci sono eventi di questo tipo, che sono rarissimi e a causa del cambiamento climatico potranno diventare più frequenti, ancora non lo sappiamo esattamente, si può far poco, cioè un vento a 190 km orari gli abeti rossi li distrugge. Ecco, un evento simile era avvenuto nel 1966 con un quadro molto simile a questo. E quindi sono eventi rari che già in passato sono avvenuti. Il vero problema è che, uno, noi siamo estremamente più esposti ai problemi climatici, cioè siamo tanti, le nostre risorse sono limitate e quindi un evento catastrofico come questo ci danneggia molto. E poi l'altro aspetto è che siamo al centro di un esperimento planetario, chiamiamolo così, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. A cosa si riferiva esattamente il dottor Raschi con il termine esperimento planetario? Al semplice aumento sconsiderato del CO2 nell'atmosfera oppure all'irrorazione clandestina dei cieli? Per cercare di capirlo, ho chiamato direttamente il dottor Raschi all'Istituto di Biometeorologia di Firenze. Ecco la telefonata. Non vi anticipo niente, le conclusioni traetele voi. Idemet, buongiorno. Buongiorno, sono ancora Mazzucco. Il dottor Raschi è rientrato? Sì, un attimo che sento se è libero. Grazie mille. Sì, buongiorno. Dottor Raschi? Buongiorno, Sì, sono Massimo buongiorno. Mazzucco. No, non mi conosce, sono Massimo Mazzucco, sono direttore di una testata online che si chiama Luogo Comune, non so se l'ha mai sentita. No, non l'ho mai sentita, guardi, con questa frase mia, forse in causa dell'altra sera, io sono in una situazione, sto ricevendo o complimenti dai complottisti o insulti da chi complottista non è. Mi creda, è una situazione infame. Lo immaginavo, io volevo solo un chiarimento senza spingerla da nessuna parte. Se me lo, se... Mi dica. No, niente, appunto, la frase infame ormai le è ritornata. La mia frase è che noi ci stiamo comportando come delle persone che hanno detto facciamo un esperimento su noi stessi, inquiniamo l'atmosfera e vediamo che cosa succede. Ecco Come qui. se noi coscientemente ci fossimo trasformati volontariamente in cavie di un esperimento. Ok, quindi quando lei ha parlato di esperimento, lì la parola che ha fatto saltare tutti in aria per... Io lo so, purtroppo, questa è una frase, questo Sì. esperimento planetario, Sì. è una frase che io ho sentito dire a dei colleghi, in questo senso che io le ho detto, non nel senso che qualcuno ci fa le scie chimiche, ma Certo. assolutamente no, insomma, no, no, no. Senta. Ma non diciamo balle, anzi, io ho una mia percezione che la teoria delle scie chimiche sia un qualche cosa che distrae molto dal vero problema, Che che è l'emissione dei gas serra. è possibile, è una teoria. Ecco. Ma quando lei ha parlato, ha detto anche un'altra cosa che io ho trovato interessante invece. Quando ha detto siamo in una situazione, abbiamo avuto una situazione simile a quella di Firenze del 66. Sì. Ecco, proprio nel 66 io ho visto delle ricerche che c'erano stati degli esperimenti di cloud seeding che erano stati fatti nel nord Italia, Degli esperimenti? di disseminazione delle nuvole.
avevo trovato una ricerca fatta da un dottor Montefinale, Gianna Ma Petriconi. guardi, io su questo non so niente e quindi non le so dire niente. Ecco, io quel che le posso dire è che il quadro climatico del 66 era molto simile a quello dei giorni Ma lei parlava scorsi. sempre di una situazione naturale, questo è il Ah, una chiarimento. situazione assolutamente naturale. Il vero problema è quali saranno i tempi di ritorno di questi eventi. Certo. E purtroppo lì ci si scontra col fronte dei deniers, quelli che Ma negano. guardi, cioè io lo so purtroppo. Allora, l'anno scorso mi è stato attribuito che io stavo facendo degli esperimenti di agricoltura biodinamica, quella con i corni messi in terra, tutta quella roba lì, cosa che noi abbiamo un esperimento di divulgazione scientifica con l'Istituto Tecnico Agrario, dove non fanno assolutamente quelle cose, cioè una roba di normale attività didattica con le scuole che i ricercatori fanno anche per far vedere in pubblico cosa fanno, era diventata un'altra cosa su un sito di Terra e Vita, mi pare di una rivista di agricoltura. Sì. Cioè, non ci si salva, è qui. No, io dicevo invece, ci sono anche quelli che negano il riscaldamento globale e che rendono più difficile comprendere il problema. Allora, che il riscaldamento globale sia in atto, signori, all'inizio non c'erano dati statisticamente sufficienti. Ora i dati ci sono, cioè tutti gli anni confermano questa presenza di un'anomalia rispetto a quelle che erano le medie di 50 anni fa. Ma Certo. perché dobbiamo negare una cosa che sta No, avvenendo? io Perché intendevo, negano dobbiamo la negare i dati causalità. dei termometri? Io intendevo, negano la causalità umana, cioè è chiaro che il riscaldamento ci sia. Guardi, la causalità umana è l'influenza. Di quanto conti la causalità umana, di questo si può discutere. Ecco. Perché tutto sommato il bilancio del carbonio a livello globale non è totalmente noto. Soprattutto quello di origine endogena, cioè le risalite dal mantello, questa roba che quel chi fa geologia del quaternario ne sa molto più di me. Però voglio dire, tutti questi gas serra che noi buttiamo in atmosfera, e dove vanno? Stanno lì. Cioè il fatto che noi abbiamo bruciato tutti questi combustibili fossili negli ultimi 2 anni, che abbiamo incrementato l'emissione di metano anche da parte degli allevamenti, eccetera, eccetera, ma questi sono gas che sono in atmosfera, Certo. non si può negare la loro presenza in atmosfera. Certo. E se no va bene, allora di nuovo vogliamo fare una teoria che dica che si può inquinare il più possibile perché tanto non è colpa nostra, ma non lo possiamo dire questo assolutamente. Ecco. Va bene, senta, è stato molto gentile anche perché non mi conosce, quindi mi ha No, dedicato ma del mi pare, tempo. cioè io sto dicendole quello che penso, purtroppo. Purtroppo siamo in una situazione. Vede, purtroppo il problema è che appunto le errorazioni, quelle che molti vedono come errorazioni chimiche, a molti sono palesi. E quindi, non essendoci una spiegazione valida diciamo per la permanenza in quota delle scie che si allargano e non se ne vanno come dovrebbero fare le normali scie di condensa, è chiaro che lì un'argomentazione valida c'è a favore delle cosiddette scie chimiche. Ma guardi, allora, quando si fa della ricerca, in genere si cerca di farla con dei numeri, è possibile che tutta questa massa di persone che credono che nelle scie chimiche ci sia chissà che cosa, non siano in grado di andare a fare delle misure? E poi che cosa ci sarebbe nelle scie chimiche? Ah no, Che prodotti ci sarebbero? io non sono esperto, tecnicamente non lo Ma so. allora, cioè, Però no, io le sto aspetti, dicendo, i aspetti. gas effetto serra vengono emessi dalle nostre attività.
perché uno mi dice ci sono le scie chimiche, cosa c'è nelle scie chimiche? No, le ci dicevo. Bombole di anidride carbonica sugli aerei, ma no, cioè non è una cosa strampalata, totalmente okay. Campata in aria, ecco, letteralmente in aria, insomma. Quello che dicevo. Se qualcuno mi darà dei dati che mi dimostrano, guarda, abbiamo fatto le analisi, io sarei il primo a cospargermi il capo di cenere e a dire è vero, ci sono le scie chimiche, se qualcuno mi mostrerà i dati, ma quando si parla senza un dato in mano, certo. No, il problema nasce dal fatto di osservazione, cioè quando la persona normale come me, che non è un chimico, non è un esperto, vede che in certi casi appunto la scia di condensa dura 1, 2, 3, 4 minuti e poi si discioglie, perché appunto al calore si discioglie. Quando in altri casi invece la vede che si allarga in cielo, che permane tutto il giorno e si collega ad altre scie che fanno la stessa cosa, allora, è chiaro che il dubbio viene. Allora, essere dei prodotti chimici che causano questo. Quali sono? Appunto, quindi qualche cosa di chimico che lo causa ci deve essere nel carburante. Almeno. No, non lo so, se lei dice, io penso che sia unicamente un fenomeno di fisica dell'atmosfera. Se però lei mi dice che ci sono dei prodotti chimici che causano questo, diteci quali sono i prodotti chimici che possono causare questo fenomeno. La capisco. Capito, l'idea del complotto è molto divertente finché non lo si può provare, poi però a un certo punto i complotti vanno provati. Però io non so, lei è abbastanza sicuramente più esperto di me, lei ha una spiegazione per la permanenza delle scie chimiche? Io non sono un fisico, quindi non lo so, però io credo che qualsiasi fisico che si occupa della diffusione dei gas in atmosfera sia in grado di dare una spiegazione, okay. Però io non lo so, ecco, io non gliela so dare, ma non penso proprio che ci siano delle sostanze chimiche che causano il permanere di queste masse di vapor d'acqua in atmosfera, assolutamente, ecco. Va bene, senta, le auguro un buon resto di giornata che sarà molto battagliero, immagino. Sarà molto dura. Grazie di tutto. Va bene, buongiorno. Buongiorno a lei. Avete capito? Il dottor Raschi è direttore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR, ma lui non è un fisico e quindi non è in grado di spiegare la persistenza delle scie che vediamo quotidianamente nei nostri cieli. O forse la spiegazione la conosce fin troppo bene, ma non è autorizzato a rivelarla.